Sul palco, siamo molto contenti di riaverlo qui con noi a Modena al Festival Filosofia e sul palco di Fahrenheit, Umberto Galimberti. Bentornato, ben arrivato. Molto amato. Umberto Galimberti parlerà domani a Sassuolo alle 11:30. Il tema della sua relazione sarà adolescenza. E però Galimberti era qui, avrà sentito le ultime battute del discorso del dialogo fra Sini ed Esposito. Insistevano su questo concetto, no? La mitezza in un certo senso del rapporto con l'ambiente, con le cose e con gli animali. Credo che risuoni a quello che anche lei stesso ha pensato in questi anni. Sì, in qualche modo senz'altro. Dobbiamo considerare che quella frase di Heidegger che parla di usura della terra sta a significare che abbiamo cambiato i parametri del nostro rapporto con il mondo. E il cambiamento radicale è stato dovuto al fatto che abbiamo assunto il denaro come generatore simbolico di tutti i valori. E a questo punto la terra non è più un luogo da abitare, ma è diventata materia prima. Già Heidegger diceva con estrema chiarezza: quando oggi vediamo un bosco pensiamo al legname, quando vediamo una cascata pensiamo all'energia elettrica, quando guardiamo il suolo pensiamo al sottosuolo. Quindi è cambiata anche la nostra percezione della terra. E questo è un inconveniente gravissimo, perché la terra non è solo materia prima, è la nostra abitazione. Abitazione in un senso forse ancora più forte, no? Uno pensa abitazione, la casa, le pareti, la porta, anche diciamo, il motore simbolico della nostra esistenza. Non è semplicemente un posto dove sto. Sì, abitare non vuol dire occupare un posto, abitare vuol dire avere l'ambiente interiorizzato da noi. Quando noi entriamo nella nostra abitazione possiamo muoverci anche ad occhi chiusi, perché abbiamo interiorizzato lo spazio, il tempo, il luogo, gli oggetti. Quando entriamo nelle case degli altri entriamo di solito in punta di piedi e anche con una certa diffidenza e sospetto, perché essere ospitati non sappiamo mai in che forma, in che maniera, no? Non dimentichiamo mai che ospite e hostis, cioè il nemico, hanno la stessa radice. In questo senso, no, sembra una bellissima immagine, abitare la terra come se fossimo sempre a casa di un altro. In qualche modo, perché nella misura in cui la terra diventa una materia prima, automaticamente la materia prima ha un padrone, ha una compagnia, ha qualcosa che non ci appartiene, che non è roba nostra. E quindi in questa maniera siamo veramente estraneiati al nostro luogo di abitazione. E questo è il furto maggiore che uno può fare non solo al prossimo, ma all'intera umanità. E anche a se stessi, naturalmente. Galimberti, ma perché è andata così? Prima Sini diceva è andata così perché all'origine della nostra civiltà, almeno di quella occidentale, c'è la scrittura, ci diceva invece Esposito, invece erano d'accordo sostanzialmente di questo nesso originario fra debito, cioè fra dimensione economica e dimensione religiosa. Comunque, sia come sia, è andata così. Basta dirci che è andata così per provare a cambiare oppure. Una volta eravamo pochi e la terra era grande, e allora non si ponevano dei problemi che si pongono oggi. Non so, quando Kant dice l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo, vuol dire che all'epoca sua tutte le cose potevano essere trattate come un mezzo. Ma che cosa succede? Oggi l'aria è un mezzo o è un fine da salvaguardare? L'acqua è un mezzo o è un fine da salvaguardare? E così anche gli animali, le foreste, l'atmosfera, la biosfera. Quelli che per l'epoca di Kant erano mezzi per vivere, adesso invece diventano fini. Ma noi non abbiamo ancora costruito un'etica che sia all'altezza e che si faccia carico degli enti di natura. Abbiamo un'etica che si limita a contenere i conflitti tra gli umani, a parte che anche quella Con molta fa dei difficoltà, pazzeschi. buchi enormi, come si vede oggi. Però un'etica che si faccia carico degli enti di natura, no. Tenendo conto poi che le etiche funzionano quando vengono psicologicamente interiorizzate. Se io stupro una ragazza, è interiorizzato da parte di tutti che ho fatto una cosa indecente. Se inquino, chissà se ho fatto una cosa così grave. Oddio, qui c'è qualcosa in questa città. Ora, l'altro giorno, prima di andare in onda, eravamo qui fuori. Parlavamo con uno dello staff del Festival Filosofia Modena Carpi Sassuolo. A un certo punto era in corso la conferenza stampa di Bauman. Una giornalista presa dalla fretta è uscita fuori dalla porta e ha buttato una cicca, una sigaretta appena accesa per terra. Questa persona dello staff ha storto un po' il naso, l'ha schiacciata, l'ha presa, l'ha raccolta e l'ha buttata dentro
il secchio della spazzatura. Mi è sembrato un gesto, appunto, per un verso semplicissimo, ma mi ha detto qualcosa che risuona a quello che ci tiene che questo posto sia pulito. Sì, anche questo piccolo gesto sta a significare che ciò che è comune non è di nessuno. E purtroppo questo è un inconveniente grave determinato da quell'individualismo esasperato per cui le cose importanti sono solo le mie cose. Ecco, chi ha sviluppato questo concetto? Io ce l'ho il colpevole, che si chiama cristianesimo, per il semplice fatto che nel mondo greco la città veniva prima dell'individuo e l'individuo acquistava significato solamente se in quanto membro della città. Oggi invece abbiamo un individualismo sfrenato, inaugurato dal cristianesimo con il concetto di anima. Dopo il cristianesimo oggi si lamenta del fatto che siamo diventati individualisti, ma è colpa sua se l'individuo è stato così esaltato da diventare il soggetto primario nell'ordine delle cose. A partire peraltro dalla Genesi, no? Con quel concetto dominerai sui pesci delle acque, i volatili del cielo, gli animali della terra. Cosa vuol dire dominerai? Nel mondo greco questo era assolutamente impensabile, perché la natura era pensata come quello sfondo immutabile che nessun Dio, nessun uomo fece. E scoprendo le leggi di natura si potevano costruire le città secondo natura e la conduzione della propria vita secondo natura. Oggi noi invece abbiamo una concettualizzazione della natura come possesso dell'umano e continua questa mitologia cristiana secondo cui l'uomo è il padrone della natura e la deve dominare. E questo è di così vero come di derivazione cristiana che quando Bacone inventa la scienza moderna, che è la madre della tecnica che noi oggi conosciamo, dice che attraverso la scienza e la tecnica noi recupereremo le colpe determinate dal peccato originale, concorreremo alla redenzione, lo dice Bacone. Alla redenzione del mondo. Ecco, esattamente così. E allora il cristianesimo deve assumersele queste sue colpe. Dopodiché l'amore diventa un comandamento. Ama il prossimo tuo diventa un comandamento, non è lo stato normale della convivenza. Perché ciò che è comandato comporta che si parte da un concetto dove io posso fare o posso anche non fare, quindi l'individuo continua a essere. Cioè dice l'amore diventa l'eccezione, non il punto. Certamente. Senta, questo stesso rapporto di estraneità, dominio, controllo, un tema che a lei è molto caro, ricordiamo un suo libro famoso di qualche anno fa, dedicato proprio al corpo. Lo strano atteggiamento che abbiamo rispetto al corpo, che fra virgolette diciamo il nostro corpo. Fra l'altro ci sarebbe sempre da chiedersi chi è questo tipo che dice che il corpo è suo, dove sta, da quale parte del mondo si trova. Beh, noi abbiamo un concetto sdoppiato del nostro corpo, un corpo del mondo della vita che è quello con cui viviamo, no? E che è fatto di sensazioni, di percezioni, di piacere, di sofferenza, eccetera. Poi abbiamo interiorizzato la mentalità cartesiana, che è poi diventata la mentalità dei medici, che ha ridotto il corpo a organismo. E una volta che il corpo è organismo, la medicina cosa fa? Diventa morbocentrica, non diventa antropocentrica, cioè si occupa della malattia ma non si occupa del soggetto malato. E questo perché? Perché il mondo della vita alla medicina non interessa. Il mondo della vita costituisce un elemento confusionale circa i metodi scientifici. E però noi abbiamo interiorizzato questo modello di corpo da parte della medicina. La colpa non è dei medici, ma nella fede che noi poniamo nei medici. E questa fede ha determinato che anche noi pensiamo che il nostro corpo sia un organismo e ci affidiamo a loro come un tempo ci affidavamo ai santi, ai preti, agli stregoni. E appunto, e poi trattiamo il corpo, tra virgolette ancora una volta, il nostro corpo, in fondo alle origini di tante forme di schiavitù, non c'è la più originaria di tutte. In fondo cosa pretendiamo dal nostro corpo se non di essere un perfetto esecutore di quello che noi vogliamo? Sì, oggi poi il corpo è diventato un santuario, una sorta di santuario ideologico, no? Per cui la cura del corpo ha finito con sostituire tutte le pratiche religiose. Agli esercizi spirituali si sono sostituiti gli esercizi in palestra. Quando io vedo per esempio le persone che corrono su una bicicletta ferma, più pazzi di così non si può essere. Oppure tutte quelle forme di make up, questa cura spaventosa del corpo. In questo periodo poi che vediamo questi corpi di immigrati che camminano nelle condizioni più disparate e la televisione ce le fa vedere intervallate dalle pubblicità dove salta fuori qual è il neretto per gli occhi migliore, un rossetto migliore, un profumo migliore, veramente qui si vede la grande dissociazione che c'è tra l'umano, tra noi, che io spero dobbiamo tramontare al più presto possibile, perché abbiamo perso tutti i connotati umani. Parlato, no, continuando.
calcando ancora più i toni sulle contraddizioni. Si ricorda, forse quest'estate c'è stata una sollevazione planetaria per quel dentista, sciagurato dentista, che va a fare il suo safari in Africa, ammazza un leone, tutto rispettando la legge, perché lì è legale, tutti a dire povero leone, gli stessi che poi saranno usciti la sera a mangiarsi maiale, agnello, però il leone. Eh sì, perché il leone ha anche una sua simbolica, ma soprattutto perché si vede il carattere scriteriato di questo. Dobbiamo tener conto che gli animali uccidono per mangiare, noi li uccidiamo per divertimento e poi tra di noi umani ci uccidiamo non per mangiarci, perché non abbiamo bisogno di mangiare carne umana, ma ci uccidiamo per ottenere il riconoscimento, questo lo diceva già Hegel. E allora che cosa succede? Che c'è una sfasatura enorme, quante guerre avvengono per il riconoscimento di potere, di politica, di autoaffermazione, di economia, questa è una cosa terribile. Dopodiché i nostri comportamenti col mondo animale abituale, cioè penso alle macellerie, esistono anche queste, forse di qualche proteina abbiamo anche bisogno, però il mondo non potrà reggere sui nostri livelli. No, questo è evidente.